Salve a tutti ragazzi, qui è Alex Android Apple e è da tanto che non faccio un video perché sono stato in vacanza dove non ho trovato nemmeno una connessione decente per andare su Facebook, quindi pensavo a caricare un video e sono tornato questi giorni e poi è iniziata la scuola, vabbè, mi sono dovuto le prime settimane un po' darci dentro, tra virgolette, non pensate male. Allora, vi dicevo, oggi ho visto il nuovo aggiornamento iOS 7 che è uscito da parecchio tempo, però io l'ho aggiornato soltanto oggi. Come vedete è molto cambiato sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista tecnico, adesso vi farò vedere. Come vedete a sinistra non c'è più il coso dove puoi cercare le cose, e ricerca iPhone, ma c'è facendo uno slide verso il basso, vedete, ricerca in iPhone. Facendo uno slide. Allora, poi se premete da qua sopra, vabbè, qui è una piccola agenda mobile che personalmente io ritengo inutile. Poi abbiamo, diciamo, delle impostazioni rapide come quelle dell'Android, facendo uno slide dal basso vicino al tasto verso l'alto. Vedete, abbiamo modalità in aereo, wifi, bluetooth, modalità se non sbaglio non disturbare, senza rotazione schermo, luminosità, non lo so. Questo vabbè per la musica penso. Abbiamo la torcia senza scaricare l'applicazione, questo è l'orologio, la calcolatrice e la fotocamera. Allora, riguardo al se si è cambiato molto e la velocità del telefono. E adesso subito va su internet, cioè pure prima ci andava subito, però adesso cioè, è cambiata molto come velocità. È cambiato anche il marketplace, non è, cioè, non è sempre lo stesso, però cioè, è sempre lo stesso, però sono cambiate un po' di cose, vedete. Ah, do un consiglio: scaricatevi FIFA 14 che per il momento è gratis. E Infinity Blade 3. Io non ho. Dov'è la mia Aqua 2? È uscito. Vabbè, io non spenderò 6 euro per Infinity Blade. Aspetto che diventa gratis. Allora, per chiudere le applicazioni, basta premere due volte, vedete, e vi si aprirà questa. Non si aprirà più giù come era prima. E poi premete sull'applicazione e facete uno slide verso l'alto. Pure la fotocamera è cambiata. Dicevo, pure la fotocamera è cambiata. Intanto la gente entra da camera mia così a random. Allora, pure la fotocamera è cambiata. E dicevo, si possono fare tante foto. Vedete? E basta tenere per muso il tasto. Fine. Poi hanno nella modalità video si può finalmente ok, io non so come si fa. Si può sull'iPhone 5 si può ingrandire, diciamo. No, non sapevo dove era la fotocamera, scusate. Si può ingrandire. E mentre noi facciamo. Ah, mi sa che mentre noi. No. Si possono scambiare le foto. Vabbè, non, ancora io non uso tanto modalità video perché registro con l'SD. Questo uno per uno non so ancora che faccia bene. Queste sono le impostazioni della fotocamera. Poi il Game Center. Scusate, io ce l'ho qua. Il Game Center è cambiato, soprattutto per le impostazioni. Poi, vabbè, abbiamo aggiunto la Facecam, la FaceTime, vabbè, come si chiama. Poi non è cambiata, la bussola è cambiata. Adesso, mamma mia, che palle. Dovete calibrarla. Ok, e adesso funzione di bussola, va anche un altimetro. Se io lo metto così, è a zero. Non so perché, è a meno 1 il mio.
Vabbè, questa è la funzione di bussola e qui abbiamo un altimetro. Ok, zero. Vabbè, il mio tavolo è storto. Abbiamo anche un altimetro qui, vedete? Molto bello. Qui abbiamo la bussola che è totalmente cambiata, sia dal punto grafico. Poi abbiamo la calcolatrice, che anch'essa è un po' cambiata, sempre dal punto di vista grafico, perché l'iPhone è sempre lo stesso. A me preferisco un po' il Samsung, non arrivate i fanboy, perché è un po' più, diciamo, cambiano le cose. Invece l'iPhone è sempre lo stesso, vedete, sempre le solite icone, cioè non cambia quasi mai niente, solo la grafica. Riguardo alle cartelle, vi volevo dire un'altra cosa, si possono mettere le cartelle infinite, vi ricordate che c'era uno spazio e basta, c'erano questi 6 posti e poi dovevi creare un'altra cartella. Invece qui no, qui puoi, le cartelle puoi continuare all'infinita. Allora, poi qui lo stesso, poi possiamo continuare all'infinito e questo direi che è una cosa molto positiva. Se mette a fuoco, non so come se ha messo a fuoco fino adesso. Poi, volevo far vedere un'altra cosa. I sfondi e i suoni sono cambiati, come dicevo. Sfondo Apple. Dammi un po'. Sì, il mio telefono è ricoglionito. Allora, sono cambiati gli sfondi. Adesso sono diventati molto. Aspetta, abbasso un po' la luminosità. Ecco, sono molto più belli adesso. E diciamo che mi piacciono molto di più rispetto agli altri. A quelli vecchi. Poi i suoni, ancora non li ho ancora provati. Vabbè, io uso il classico. Classiche, penso, sì, queste sono le classiche, queste ci saranno forever and ever. Ok, ragazzi, questo è stato il mio piccolissimo tutorial su iOS 7. Arriveranno altri video come ho detto prima. Non ho potuto caricare video durante l'estate, non si ripeterà più perché non ho trovato una cazzo di connessione e davvero non si ripeterà mai più, non andrò più in vacanza in quei posti. Per chi vuole sapere, è un paesino strano della Sardegna e manco avevano una rete wifi, il 3G non mi prendeva e quindi stavo a posto, però vi assicuro che è molto bello. Allora, questo è stato il mio video, spero vi è piaciuto. Arriveranno altri gameplay su iPhone, Samsung Galaxy S3, tra poco anche iPhone 5S e iPhone 5C, perché forse me ne acquisterò uno dei due. Pensavo più all'iPhone 5C. Vabbè, poi iPad mini, Samsung Galaxy Tab 2 che mi si è rotto e diciamo queste sono un po' le cose. Ok ragazzi, ciao a tutti da Alexandro Itapol. Iscrivetevi, mettete un bel pollicione se vi è piaciuto un video, se non vi è piaciuto un pollice in giù, ma spero un pollice in su. E lascerò il link della mia pagina Facebook in descrizione. E ciao a tutti ragazzi da Alexandro Itapol.